comincia una serie di immagini relative al fatto che era il 175esimo della scoperta del Daguerreotipo. Al Daguerreotipo ho voluto dedicare una mostra, una serie di immagini per creative, perché la creatività daguerreotipica non esiste da nessuna parte del mondo, cioè non c'è nessuna immagine che sia creativa, cioè che mostri un qualcosa di diverso da quello che può essere un paesaggio, una persona, una realtà, eccetera, che ci sono. Questo mi sono proposto e qui ci sono alcune immagini che dicono proprio questo. Ora, ci sono anche analogie di questa cosa. Il daguerreotipo può essere, può vedersi, se la troviamo in cuore vediamo meglio là, negativo e positivo, ma negativo e positivo significa anche vuoto pieno, analogicamente. Una scultura, un campo vuoto, si chiama negativo. Il campo pieno è, così, è il suo positivo. Ora, io sono convinto, forse l'avete visto anche voi, che la fotografia, una fotografia, come anche un occhio solo, solo è stato l'obiettivo, non è in grado di stabilire se un oggetto è pieno o vuoto. Un occhio non basta. Ora, qui ecco perché è già anche una macchina fotografica stereoscopica per fare immagini tridimensionali. L'arcano è rivelato da queste due immagini che sono state fatte con una macchina stereoscopica. E qua, se viste tridimensionalmente, dimostrano che questo è scavato, non è pieno. Che invece così sembra pieno. Qui è quasi una banalità, perché il daguerreotipo fu dall'inizio chiamato specchio con memoria. Ora qui è uno specchio che è un'opera da casa, che sta per un certo tempo di fronte ai torricini, poi girato, conserva l'immagine. La daguerreotipia è anche un processo pericoloso, ne parlavamo come dire, perché si usano i vapori di mercurio, beh, si usano tanti vapori pericolosi, ma quelli più pericolosi sono i vapori di mercurio. Voi considerate che Newton stesso ha rischiato la salute, e era il più grande scienziato dell'epoca, ma era anche un alchimista, e gli alchimisti usano i vapori di mercurio per esempio. Il grande pittore Francesco Mazzola, il parmigianino, è morto con questo vapore di mercurio a 37 anni perché era attivista, quindi pericolo. Ora, io sapevo questo pericolo e ho preso delle precauzioni, tutte le precauzioni possibili, però ho giocato nel senso del delirio, come se io avessi provato questo delirio, è solo un delirio raccontato, no? Non vissuto, sembra un po' un delirio. Questa immagine riguarda Niepce, il grande scienziato Niepce, che nonostante abbia dato uno dei massimi contributi, forse lui non è d'accordo, ma il massimo contributo della fotografia, non ha lasciato di sé nessuna immagine fotografica, perché è morto due o tre anni prima, o quattro, non ricordo, prima dell'invenzione del daguerreotipo. Allora, il gioco qui è: siccome il daguerreotipo, ripeto, dopo lo vedremo meglio, può presentarsi negativo nella riflessione speculare, questo è uno specchio dato da una superficie di mercurio piana, ovviamente si mette in piano, quindi diventa uno specchio piano. Ora, nello specchio piano si vede il riflesso negativo, e questa sarebbe una caratteristica del daguerreotipo. Invece, tutto un gioco, perché non può essere, perché lui è morto tre anni prima. Allora, questa immagine si chiama sogno rivelatore di Daguerre. Un sogno rivelatore cosa è? Un sogno che dice quello che sarà il tuo futuro. E quindi è sogno rivelatore in quel senso anche, ma anche sogno rivelatore perché dice a Daguerre quello che sarà il rivelatore, tra virgolette, cioè lo sviluppo del daguerreotipo, che è vapore di mercurio ed è dato dal termometro che si era rotto nel
citava le cose e non sapeva che c'era un'immagine latente della gerotipica, perché l'immagine latente della gerotipica l'ha sviluppata con il lavoro di Mercurio. Quindi sono storie interessanti, strane. Questo invece si riferisce a Ippolito Bayard, che è stato per lo storico Gilardi, forse proprio Bayard che ha inventato le prime immagini, addirittura su carta, direttamente positive, che risultano direttamente positive. Però questioni politiche si sa come vanno, e allora Daguerre ebbe tutti i vantaggi possibili, fu scelto la sua invenzione, tutti i vantaggi, lo Stato francese acquistò il brevetto, che voleva un brevetto, e lo donò al mondo, quindi grande gesto eccetera, però Bayard non ebbe nessun vantaggio. Ora lui, personaggio incredibile, per gioco si fece riprendere come se si fosse annegato nella Senna, suicidato nella Senna. Quindi è una delle prime immagini della storia ed anche un'immagine che racconta qualcosa, non che riprende qualcosa. È stata eseguita per riprendere un concetto umoristico, tra l'altro, che è straordinario. Se questa è la messa in scena della morte di un genio, con altrettanto umorismo, spero, io ho messo in scena la nascita di un genio, leggendo in mano. Cinque immagini, il titolo del quale è Cinque ritratti allotropici. Io penso, la considero un ritratto al genere del ritratto, quindi è un qualcosa di più di un ritratto. Dove andiamo a pescare? Allora, si chiama, il titolo è Cinque ritratti allotropici. Cosa vuol dire? Qualcuno sa cosa sono i ritratti allotropici? No. Cioè, esiste l'allotropia, che è un concetto fisico, per cui una sostanza si presenta in natura sotto forme diverse, però chimicamente è la stessa sostanza. E allora quella è l'allotropia. Però dov'è l'analogia fra le cose? Sono cinque ritratti della stessa persona, quindi stessa sostanza, no? Come se fosse la stessa sostanza, in ambiti diversi, in luoghi diversi, dedicata a ritrattisti diversi, stampata con cinque processi storici diversi. Questo è il suo concetto. Il punto di partenza è una fenice d'argento, non si vede molto, una fenice d'argento che ho costruito, dalla quale poi ho amputato un pezzo d'argento. Questo pezzo d'argento l'ho sciolto in acido nitrico e ho ottenuto il nitrato d'argento, che è quella sostanza che serve per fare tutti i processi storici. Questo è stato l'inizio. Come prima cosa ho fatto uno specchio daguerrotipico per realizzare questo specchio. Poi successivamente recupero l'argento, ma in questo caso non ho guastato un daguerrotipo, quello che vuol dire. Quindi questo è rimasto tale quale. Nei tre processi, che bisogna definire cartacei, perché la carta salata, l'albumina, la cartipia sono tre processi cartacei che si realizzano in base a sali d'argento, che sono poi sempre quelli. Allora, realizzando la carta salata, questo è il processo di carta salata, io l'ho riprodotto perfettamente e poi l'ho bruciato. Questa è la prova che ho bruciato realmente quella stampa lì. Ovviamente prima l'ho riprodotta. E qui si vede che è proprio quella. Che è proprio quella. Dai. Dalle ceneri risultanti da questa stampa bruciata, io ho recuperato l'argento, perché si è bruciata la carta, ma l'argento resta lì.
Quindi basta scioglierlo, beh, non è qualcosa di semplice, basta scioglierlo con l'acido nitrico, si recupera del nitrato d'argento che può servire per fare il processo ulteriore. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che ogni stampa di queste tre almeno, ogni stampa nasce dalle ceneri di quella precedente. Ecco perché c'è la Fenice come emblema. Qui, stessa cosa è avvenuta dall'albumina, dalle ceneri si fa la calidipia, che non è proprio un sale, non è un processo, è un processo che si basa sui sali ferrici, ma alla fine l'immagine è sempre di sali d'argento. No, sempre di particelle d'argento, quindi funzionano come le altre. Arrivati al quinto ritratto, non ne ho fatto un quinto processo, perché si potrebbe andare avanti per centinaia di processi, ce ne sono tantissimi. Ho realizzato con l'argento recuperato questo specchio. Vedete che è una lamina di vetro sul quale c'è uno specchio artigianale. Ora, l'argento recuperato non serve più per fare un nuovo processo, serve solo dal punto di vista fisico per ritrarre l'immagine riflessa. Allora non abbiamo più l'argento a disposizione. Questa stampa l'ho fatta con un processo non a base d'argento, che è cerotipia. Una volta fatto l'ultima immagine senza sali d'argento, dopodiché si scioglie anche l'argento dello specchio, si unisce con quello rimasto, insomma alla fine si ricongiunge il pezzettino da cui si era partito, del quale io avevo già predisposto un calco con l'osso di seppia. Prima di distruggerlo, di scioglierlo, avevo predisposto il calco con questo l'osso di seppia. Dopo si uniscono assieme, si cola, eccetera. Uh-huh. E quindi alla fine il pezzo dell'ala ritorna al suo posto. Fare tutto il processo ed è ritornato al suo posto. Al suo posto un po' se l'hai perso, se l'hai perduto, perché è fisico. È l'operazione che conta.